Mi è stato dato l'incarico di presentare l'intervento dell'avvocato Dignan, quale vice capomissione dell'ambasciata americana a Roma. Devo dire, ringrazio anche l'onorevole Cirielli che ha fatto metà del mio lavoro perché, diciamo, no, no, assolutamente, no, lo dicevo scherzando perché, diciamo, il senso del mio intervento è quello di spiegare il ruolo e il senso del nostro invito al vice capo ambasciatore. Perché giustamente l'onorevole ha fatto riferimento al ruolo importante che gli Stati Uniti hanno avuto e hanno nel rapporto con il nostro paese. Però noi vogliamo andare oltre perché capiremo il perché oggi è presente l'avvocato Dignan e lo faremo esaminando quella che è stata, in breve ovviamente, l'esperienza americana nel campo dell'ADR. Iniziando questo percorso che vorrei fare insieme a voi, iniziamo da un discorso sulla insoddisfazione nei confronti della giustizia, o meglio dell'amministrazione della giustizia. E questo discorso, tenuto da un professore del Nebraska, Roscoe Pound, iniziava con queste parole: l'insoddisfazione nei confronti dell'amministrazione della giustizia è vecchia quanto il diritto. Questo fa capire evidentemente che molte volte dietro l'insoddisfazione c'è più, come dire, una voglia di polemizzare o di fare altro. È interessante anche capire che, o meglio, sottolineare che una potente fonte di irritazione nei confronti dell'amministrazione della giustizia veniva individuata nella cosiddetta Sporting Theory of Justice, cioè una concezione sportiva della giustizia, o meglio del processo, in ragione della quale il giudice veniva visto come un arbitro che doveva solo richiamare le parti ad attenersi alle regole, non doveva intervenire e quindi poi le parti a loro volta avrebbero potuto giocare la propria partita. Stiamo parlando di un discorso che si è tenuto nel 1906 e mi sembra che le parole siano ancora oggi attuali. Da allora in poi, per oltre un secolo, gli Stati Uniti hanno affrontato una serie di fenomeni che ricalcano paradossalmente quelli che sono i fenomeni che noi stiamo vivendo in Italia negli ultimi 30 anni e che stanno portando allo sviluppo dell'ADR. In particolare, si è passati da una rigida applicazione del diritto processuale ad una applicazione discrezionale del diritto passata all'equity. Si è poi verificato un fenomeno che diciamo, più volte ha rappresentato oggetto di convegni, che è stato definito negli Stati Uniti come litigation explosion. Solo per fare due numeri, per riportare due numeri, dalla metà degli anni 60 agli anni 90 il numero delle cause civili negli Stati Uniti è passato da 35.000 a 180.000. Nello stesso periodo i casi di appello sono quasi decuplicati da 2.800 a 26.000. Che cosa, evidentemente siamo a fenomeni a noi noti negli ultimi anni. Devo dire però dall'altra parte alcuni studiosi del diritto hanno rappresentato questa cosiddetta litigation explosion quasi come una leggenda, ovvero come uno strumento delle organizzazioni economiche statunitensi per impedire l'accesso al riconoscimento di determinati diritti. Si pensi che in quegli anni le corti federali statunitensi erano diventati dei punti di riferimento per il riconoscimento di nuovi diritti e nuove forme di tutela nei confronti delle minoranze. Se ci pensate, anche questo fenomeno è diventato comune negli ultimi anni. Il giudice civile è diventato in Italia il punto di riconoscimento di forme di tutela che purtroppo il legislatore non ha previsto, purtroppo o per fortuna il legislatore non ha previsto. Si può fare l'esempio della fecondazione eterologa o altri esempi. Ecco, anche questo fenomeno negli anni 50 ha caratterizzato la giustizia civile statunitense. Si arriva, diciamo quasi alla fine, agli anni 70, in cui, sempre nell'ambito di una conferenza dedicata a Roscoe Pound sulle cause di insoddisfazione nei confronti dell'amministrazione della giustizia, viene elaborata una teoria innovativa che parte da due concetti molto semplici. Non tutti i tipi di cause possono essere decisi in un processo.
Evidentemente non tutti poi altri tipi di controversie devono essere indirizzati verso una serie di strumenti diversi dal processo. Nasce quella che è stata definita la multi-door courthouse, ovvero una tribunale, un centro di giustizia multiporte. In sostanza il cittadino si rivolge a questo centro giurisdizionale, presenta il proprio caso, un funzionario addetto e quindi anche specializzato indirizza alla porta più adeguata. Ripeto, evidentemente ci sono delle cause, qui il Presidente Barbasi lo sa anche in qualità di specialista, di Presidente della sezione imprese del Tribunale, che non possono essere decise in una sezione di tribunale, non possono essere decise da un giudice, possono probabilmente essere decise da un esperto, da un mediatore. Ci sono altri tipi di cause e questo lo dico perché molte volte anche noi operatori pensiamo che la mediazione sia una panacea, molti tipi di cause che non possono essere decisi in sede di mediazione. L'esempio tipico che è stato più volte fatto è quello, se ci pensate, della mediazione familiare, dove purtroppo ci si trova di fronte a due soggetti che non sono in una situazione di parità, a volte uno dei soggetti è anche stato vittima di abusi, e in quel caso forse la mediazione non è lo strumento più efficace. Bene, nasce in quest'ambito questa idea innovativa allora per gli anni 70, che è stata poi replicata non solo negli Stati Uniti ma anche in altri paesi del mondo, e che ha portato poi alla nascita di istituzioni quali per esempio i community center degli Stati Uniti. Si arriva infine agli anni 80, quando con la promulgazione dell'Alternative Dispute Resolution Act si ha l'obbligo per ciascuna corte federale di offrire almeno una procedura di risoluzione alternativa. Concludiamo questo breve percorso, e sperando e auspicando di non avervi annoiato, con il diritto cosiddetto collaborativo, ovvero un vero e proprio approccio basato sulla collaborazione delle parti rappresentate nel processo. L'esempio tipico è quello di un passaggio da avvocati competitivi a avvocati collaborativi, avvocati della mediazione che devono rinunziare al mandato nell'ipotesi in cui la negoziazione fallisca e si debba poi proseguire dinanzi al giudice. Ecco, quindi concludo questo percorso con un invito all'uditorio e una proposta all'avvocato Digna. L'invito all'uditorio è quello di ascoltare l'intervento dell'avvocato Dignan con uno spirito scevro da preconcetti. Quello che ci verrà detto è il risultato di un'esperienza, come abbiamo detto, pluriennale che ha caratterizzato gli Stati Uniti. Evidentemente quindi, e mi ricollego ancora alle parole dell'onorevole Cirelli, siamo di fronte ad un fenomeno che non investe solo il diritto, ma investe la società che, per usare le parole di un giurista canadese, è giunta ad uno stadio di modernità avanzato secondo modernità. Essa richiede nuovi principi fondamentali derivanti da una teoria generale che favorisca un diritto sociale e riflessivo in rottura con il diritto puramente statuale e sovrano della prima modernità. In questo senso la mia idea è che il legislatore ha già svolto il suo compito. Dovremmo essere in una fase in cui gli operatori del diritto devono svolgere il proprio ruolo e la propria funzione. Come detto dall'avvocato Tempesta, oggi nei quattro panel ci saranno politici, accademici, magistrati, avvocati di altissimo livello. Siamo di fronte ad un cambio culturale che sta vivendo la nostra società e che necessita però di una formazione adeguata. Per questo l'invito che esprimo io in qualità di rappresentante dell'Osservatorio all'avvocato Dignan è quello di favorire una collaborazione con l'ambasciata americana per una serie di iniziative dirette alla formazione di operatori del diritto, quali in primis i magistrati, che per esempio debbono spogliarsi dell'habitus mentale di meri applicatori della legge, e di noi avvocati che dobbiamo appunto trasformarci da competitivi a collaborativi. Grazie molto.